Open Orizzonti è un'associazione di San Piero Patti, nasce nel 2007, quindi sono già 2 anni che abbiamo iniziato un percorso assieme, inizialmente partendo da un gruppo di amici, con la voglia e il desiderio di fare qualcosa innanzitutto per il nostro paese e quindi di metterci in moto, visto che la maggior parte siamo tutti ragazzi, dei giovani, e di non stare, come si suol dire, a pensare, a dire ma nel nostro paese non c'è mai niente, non si fa mai niente. In questi anni abbiamo realizzato varie manifestazioni. Questa è quella, diciamo, che in un certo senso ci caratterizza. Artisti in Festa è già il terzo anno. L'intento di questa manifestazione è quello innanzitutto di promuovere l'arte, ogni forma di arte. Infatti, come si può ben vedere, qui abbiamo esposizione di quadri, di pittura, scultura, fotografia, disegni. E tutto ciò che rappresenta una forma d'arte, e vogliamo appunto valorizzare gli artisti in primo luogo, in quanto sono loro che ci mostrano la loro arte, e gli artisti della nostra zona, facendo in modo che vengano conosciuti dai nostri compaesani. Oggi 28 luglio abbiamo pensato di dedicare questa giornata ai bambini e quindi di avvicinare i bambini all'arte. Abbiamo predisposto dei pannelli dove i bambini possono sbizzarrirsi e disegnare quello che vogliono, utilizzando varie tecniche, vari strumenti e vari colori. E in serata, sempre continuando la giornata dedicata ai bambini, abbiamo una proiezione di un film della Disney, Wall-E, che tratterà una tematica particolare, sempre ricollegandoci a un nostro progetto che abbiamo avviato qualche mese fa, e cioè le domeniche ecologiche. Infatti la tematica del film tratterà proprio l'ambiente e il rispetto dell'ambiente, proprio perché vogliamo ulteriormente sensibilizzare i bambini anche a questa tematica, non solo a quella dell'arte. Secondo giorno, il 29, invece, al solito abbiamo l'apertura della mostra alle 17. In serata abbiamo una rassegna musicale di musica classica a cura di Giacinta e Delia Fazio, che sono delle insegnanti di musica classica, infatti avranno anche dei loro allievi. E il terzo giorno, il 30 luglio, abbiamo l'apertura della mostra ancora alle 17. In serata un'altra proiezione di un altro film, Il Divo. E il 31, l'ultima giornata, l'apertura della mostra, e poi in serata karaoke con degustazione di pane condito e anguria, chiamiamo anguria party se vogliamo, e poi chiusura della manifestazione e della mostra.